Donne e uomini, punti di vista differenti ma complementari, in grado di animare insieme lo sguardo della Chiesa verso nuovi orizzonti. Il Pontificio Consiglio della Cultura amplia i propri spazi di riflessione grazie all'energia e alla sensibilità delle 37 professioniste, non solo cristiane, impegnate in campo accademico, artistico, sportivo, istituzionale e religioso che compongono la sua consulta femminile. Un organismo permanente che non ha nulla a che fare con quote rosa o con una presenza puramente simbolica delle donne all'interno del Dicastero, come ha sottolineato recentemente il suo presidente, il cardinale Gianfranco Ravasi, in occasione della presentazione alla stampa dei membri della consulta. Il suo obiettivo è invece sollecitare l'attenzione maschile verso temi finora trascurati o addirittura ignorati, nella convinzione che solo attraverso una pluralità di prospettive può venire alla luce tutta la complessità della realtà che ci circonda. Con noi la teologa iraniana Shahrazad Husman, membro della consulta. Penso che questo tocco femminile benedetto può dare un ossigeno femminile nel senso dell'accoglienza, pazienza e perdono. Sono concetti che oggi non solo la Chiesa ma la vita umana necessita proprio. Pazienza, perdono e accoglienza. Penso che questo all'interno del Dicastero della Cultura avverrà e che potrà essere anche un simbolo per altri dicasteri e anche altre forme di attività sociale. Sensibilità diverse entrano così in dialogo, arricchendosi a vicenda. La consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, chiamata a intervenire sulle molteplici attività del Dicastero, sarà presto in grado di accrescere la propria autonomia propositiva, come ci spiega la sua coordinatrice, Consuelo Corradi. Non vogliamo diventare un organismo autonomo, anzi siamo molto contente di essere incastonate dentro il Dicastero, però credo che faremo anche una serie di iniziative pensate da noi, organizzate da noi. Questa è la prossima meta. Punti di vista maschili e femminili si rivolgono così verso obiettivi comuni, cogliendo nell'affermazione delle proprie specificità nuove opportunità di crescita, ancora tutte da scoprire, ne è convinta Nicole Forti, responsabile della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani e membro della consulta. È una grande sfida, di fatto, quella di poter offrire un punto di vista femminile all'attività di un dicastero così ricco, complesso e completo come quello della cultura. Anche perché questo punto di vista femminile non dovrà mai essere settoriale, non deve mai essere una forma di classe, di ghettizzazione, non deve rappresentare una quota rosa della visione di un problema. Uno degli aspetti forse più coraggiosi da parte di Sua Eminenza il Cardinal Ravasi è quello di riconoscere alla struttura del Dicastero la necessità di un arricchimento esterno e di una sua, espansione all'interno della realtà che lo circonda.